Dopo due vittorie di fila fra campionato e Coppa Italia e una partita rinviata con il Real San Giuseppe, l'Italservice Pesaro di Calcio 5 torna in campo sabato 25 febbraio alle 17.30 contro la nuova Comauto Pistoia in una gara cruciale per migliorare una classifica ancora deficitaria. Un'importanza dell'appuntamento sottolineata anche dalla scelta della società del presidente Pizza di indire la giornata biancorossa. Ovvero ingresso per tutti a 2 euro, compreso abbonati e tesserati del club, e tutti invitati a presentarsi al Palafiera vestiti di bianco e rosso. Dopo la vittoria con Pomezia e la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, Fulvio Colini nei giorni scorsi è stato premiato con la panchina d'oro quale miglior allenatore della stagione 2021-2022 e ora analizza così il peso di questo momento di campionato. Adesso però bisogna tuffarsi nuovamente nella gara di regular season, perché noi siamo attardati in classifica, abbiamo optato per una stagione un po' ridotta rispetto a quelle precedenti, però abbiamo avuto l'impossibilità di contare su tutti i giocatori, quasi la metà sono stati quasi fuori, e a questo punto bisognerà portare a casa i numeri necessari per salvare con tranquillità questa squadra. La partita di sabato a questo proposito sarà uno spartiacque, perché giochiamo con una diretta concorrente, vogliamo risalire al più presto la classifica per regalarci un finale di stagione tranquillo e poter andare a fare la nostra figura nella Final Four di Napoli, perché conto di portare lì una squadra competitiva che possa mettere paura a tutte le altre concorrenti. Dal calcio 5 al basket continua la marcia in vetta dell'Italservice Loreto Basket, che sabato scorso ha vinto il match casalingo con Osimo 96-74. Nel prossimo turno impegno domenicale in trasferta in casa della Robur Falconara.